Hey coach, ben ritrovati dal vostro AndrewLink91 in questo nuovo episodio di Deltarune. Ci siamo lasciati qui nello scorso episodio dopo aver fatto la bellissima conoscenza di Susie ed essere caduti misteriosamente in uno stanzino buio e ci siamo ritrovati in questo posto che non ho idea di cosa sia. Oh, salve. Ti faccio ridere io? Ok. Ma è talmente scuro che non si vede niente. Ok. Ma ho visto qualcuno andare via là sopra o è stata la mia impressione? Niente, talmente scuro che non si vede. Però questa sembra una faccia. Sì, c'è qualcuno. C'è proprio qualcuno, sì. Queste bolle qui. Non potrei arrampicarmi lì in qualche modo? Qui giù. Oh, attenzione, c'è una luce che brilla. C'è qualcosa che brilla dentro. Lo prendi? Beh, penso di sì. Glow shard, scheggia luminosa? Scheggia brillante. Ecco, questa è proprio una faccia. Con due occhi che sanguinano. Ehi, ti sparano. Ehi, ciao. Ok, evitati e a quanto pare ho raggiunto... Ok, è bagnato, diciamo, ha immerso il tuo corpo nella luce. Una luce che brilla... Un potere brilla dentro di te che irrompe nelle tenebre. Tutto il tuo dolore è stato lavato via. Ok, quindi abbiamo risolto il puzzle degli occhi. Ah no, questo è il puzzle degli occhi. Devono stare tutti e tre chiusi? No, tutti e tre aperti. Aspetta, uno, due, ah, ecco. No, non lo so, io vado avanti. Non lo so, non ci ho capito nulla, però... Va bene, so che Undertale si basa sui puzzle, quindi... Quindi bene o male ho capito che... Ma ho premuto... Ho visto qualcuno. Ho premuto... Se premo Z si rompono. Ah, era lei! Ehi, stai indietro, se vieni vicino io! Chris? Ehi, non spaventarmi in quel modo, idiota. A meno che tu non voglia un pugno in faccia. Ad ogni modo, basta gironzolare qui intorno. Dobbiamo trovare un modo per andarcene. Chris, Susie, ti sei accorta che abbiamo dei vestiti strani? Ad ogni modo, dov'è qui che siamo? Non importa. Tu ci hai messo in questo pasticcio e tu ce ne tirerai fuori. Facci strada, forza, Chris. Maledetta. Oh mio Dio, lascia perdere, tu cammini troppo lentamente. Ma non è vero, camminavo piuttosto velocemente. Eccoci qua che scendiamo, cadiamo sempre più giù. Bello lo sfondo. Ehi, Chris, c'è qualcosa... C'è qualcuno là sopra che ci sta salutando. Hai idea di chi possa essere? O che voglia, più che altro? Non è amichevole, a quanto pare. Corri, Chris! Corro, sì, corro. Oh, attenzione, ok, ce l'ho fatta, ce la sto facendo. Wow, come l'ho evitato, quello non lo so. Ma il gioco ti mette subito nei pasticci, eh? Non te lo mando certo a dire. Chris, scendiamo. Wow! No, mi ha preso. Ma quanto è lunga sta strada, ehi. Ok, abbiamo finito a quanto pare. Wow, ragazzi, ma... Iniziamo subito così all'avventura. Siamo caduti davvero in basso. Va bene, continuiamo. Wow, dove siamo? Susie? Oh, non sei morto? Bene. Idea di cosa possa essere questo posto? No, neanche io. Come se io rispondessi. Ad ogni modo,
Mi chiedo se ci sia qualcuno in quella... quel palazzo. Di fronte a te c'è la sagoma di un castello in una città vuota. Un geyser nero emerge da esso. O meglio, esce da esso, sì, diciamo. E va a perforare il cielo fino a dove non riesce più a vedere. Il potere di questo posto brilla in te. Ogni punto di salvataggio ha una specie di mini storia. Interessante. Un castello? Perché diavolo c'è un castello dentro un armadietto di per oggetti di scorta? Benvenuti, eroi! Chi è? Non abbiate paura, non sono vostro nemico. Per favore, venite avanti. Entrambi. Benvenuti, io sono il principe di questo regno. Il regno dell'oscurità. Chris, Susie, c'è una leggenda in questa terra. Una leggenda che un giorno due eroi di luce sarebbero arrivati e avrebbero adempiuto all'antica profezia predetta dal tempo e spazio. Per favore, eroi, ascoltate la mia storia. E se dicessi di no? E ascoltiamola allora. Molto bene, allora. Spero sia bella almeno un po'. La leggenda di Deltarune. Ah, pensavo di Zelda. Bene, ovviamente vi metterò la traduzione perché tradurlo troppo velocemente sarebbe venuto un obbrobrio, quindi ci metto la traduzione, ma non vi preoccupate, capirete tutto quanto poi. Ok, Chris, Susie, grazie per aver ascoltato la mia lunga storia. Più una favola che una storia. È una leggenda che, personalmente, questo tipo di leggende, di terre fantastiche, di mondi lontani mi piacciono un casino. Credo con fervore che voi due siate gli eroi della leggenda. Che non importa quali nemici voi affrontiate, voi due avete il coraggio di salvare il mondo. Guerrieri Delta, per favore, accetterete il vostro destino? No. Cosa? Io? Una specie di eroe o roba simile? Hai scelto la persona sbagliata, amico. Ma Susie, senza di te il mondo? E allora? Se il mondo viene distrutto, non è proprio mio dannato business, non è proprio affar mio.
Però potrebbe essere anche divertente. Ad ogni modo, Chris, se vuoi giocare a fare l'eroe insieme a questo tipo strambo, fa come ti pare. Io vado a cercare un modo per uscire da qui. Susie, aspetta! Oh oh oh, gli eroi stanno già scappando via! E non sapevano neanche che io fossi qui! Mio padre mi farà figlio del mese? Chi diavolo sei tu? Io sono... il tizio cattivo! Voi clown, voi pagliacci, volete sigillare la fontana oscura, eh? Però clown l'ha messo come parola importante, quindi... E voi stramboidi, salvare il mondo dall'eterna oscurità, eh? Sì. Non provare a negarlo. Sappiamo entrambi che andrete ad est. Grazie. È solo modo per tornare a casa. Ma io, Lancer, non vi lascerò andare via. E ho un piano infallibile per assicurarmi. E ho un piano infallibile. E ho un piano a due fasi infallibile. Primo passo. Vi rompo. Secondo passo, voi perdete. Bel piano, ragazzino. Davvero? Sì, dire vero. Ti dispiace se lo siamo su di te invece? Ok, Lancer si fa sotto. Devo... posso solo combattere? No. Aspetta. Wow. Ma devo per forza fare la Genocide? Oppure posso anche... Ah, ecco, ora posso fare anche altro. Vediamo un po'. Non so come faccio ad avere quest'ascia, ma mi piace, ok? Lancer, complimentati. Hai detto a Lancer che non puoi capire la differenza tra i suoi vestiti e il suo corpo. Sembra contento. Il suo potere di attacco cala. Ok, oh, wow. Ok, Lancer sgasa praticamente per apparire più competente. Ma posso solo attaccarlo certe volte, non capisco perché. Quindi voi ragazzi farete tutto dopo questo? Cioè, non ho capito. La motocicletta di Lancer è in realtà una bicicletta in fiamme? A volte posso solo attaccare. Hai vinto, 0 esperienza e 33 denari, credo. Quindi devo per forza farlo fuori. State bene? Lasciate che io mi presenti. Io sono... Cavolo, amico, puoi toglierti quel mantello? Non riesco neanche a vedere. Posso a malapena sentirti di sotto. Ok. Ciao a tutti. Cos'è? Cambia voce anche. Io sono Ralsei. Chris. Susie. È davvero bello avervi incontrate. Incontrate. Non so manco se sono maschio o femmina. Tipo Frisk. Era sia maschio che femmina. Non ha un sesso definito. Dipende da chi gioca a poi darglielo. Sono certo che diventeremo grandi amici e... Il modo migliore per andarsene è a est, giusto? Sì, quello è dove... Capito. Ci vediamo a scuola, Chris. Credo che... Allora siamo solo noi due. Chris, sono un principe, ma... Io non ho nessun soggetto. Cioè... Ho aspettato qui da solo tutta la mia vita per il vostro arrivo. Quindi sono davvero contento di avervi incontrato. Di averti incontrato. Spero che possiamo essere buoni amici, Chris. Andiamo a cercare Susie. Deve essere andata a sud-est.
Puoi fare tu la strada, Chris. Sì, praticamente. Lead the way. Ralsei, il principe solitario, è ora tuo alleato. Il potere di un ragazzo morbido brilla in te. Ok. Bene, allora direi che per questo secondo episodio può anche concludersi qui, Kuj. Abbiamo fatto amicizia col principe Ralsei e sconfitto un tizio che si chiama Lancer. Che sarà un nuovo, una specie di nuovo nemico. Quando l'ho visto non so perché, ma mi è venuto in mente Sans. Forse solo così, una specie di flash, ma non lo so. Ad ogni modo, per questo video è tutto. Io come sempre vi ringrazio per averlo seguito. Vi ricordo che in descrizione trovate sempre i link per Twitter e Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!